L'indagine annuale della FIPE Confcommercio sul valore del cibo per gli italiani svela anche che per stare bene si spende di più. Acquistano prodotti freschi, selezionati. Un italiano su due è disposto a pagare fino al 10% in più per acquistare cibi di qualità. Si compra di meno e più di frequente. In pochi riempiono il carrello solo una volta a settimana. E l'attenzione è rivolta agli sprechi, anche se ancora il 46% degli italiani spende per alimenti in eccesso che poi butta. Ma molti, per risparmiare, non abbandonano gli avanzi. Proprio vivo un disagio quando li butto. E se al ristorante avanza qualcosa? Solitamente magari lo porto a casa. Sempre più attenti alla selezione dei prodotti anche i ristoratori. Per questo gli italiani si fidano e ancor più spesso scelgono di mangiare fuori. Se in questo paese la filiera agroalimentare vale 240 miliardi di euro, è una fetta importante del PIL italiano e evidentemente poi viene spesa nei consumi alimentari in casa, ma anche e soprattutto nei consumi fuori casa. Accanto al grande cibo italiano.